Salerno è per molti versi un punto di eccellenza del nostro paese, non solo del sud dell'Italia. Cerchiamo di essere organizzati pur nelle difficoltà, perché gestire uno sbarco ogni 15 giorni non è semplice, ma grazie alla straordinaria clima che noi abbiamo sul nostro territorio, di collaborazione con tutto il mondo del volontariato, con l'amministrazione comunale, la capacità operativa delle forze di polizia, dei militari e tutti, riusciamo a gestire al meglio anche questo ennesimo sbarco. Voglio sempre continuare a ringraziare la Croce Rossa che ci sta consentendo, mettendo a disposizione la loro struttura, di poter portare in una situazione più riparata i migranti immediatamente e anche di destinare immediatamente dopo questo nostro porto turistico alla sua naturale vocazione. Sapete che domani ci sarà un transatlantico che arriverà qui nel nostro porto e noi riusciamo a fare accoglienza, turismo e a mantenere in piedi il sistema economico del territorio che serve anche per consentire una migliore capacità di accoglienza e integrazione dei migranti. Scelta del nostro governo e quindi noi come rappresentanti del governo eseguiremo ogni indicazione che ci verrà data. Noi siamo pronti ad accogliere tutto. Il problema non sono tanto gli sbarchi, il problema è la gestione successiva dei migranti sul territorio, perché è un impegno straordinario quello di consentire gli sbarchi e di fare la fotosegnalazione che serve a mettere in sicurezza il territorio. Ma la vera difficoltà è il momento successivo, quindi una riduzione, una capacità di gestire in tempi diversi l'accoglienza dei migranti renderebbe certamente più funzionale e più gestibile l'operazione. Ma questa è una cosa ovvia che non c'è bisogno del prefetto che lo dica. Eccellenza, crede che la provincia di Salerno abbia ancora una buona capacità di accoglienza? Abbiamo ancora dei posti liberi, volendola brutalizzare? I posti liberi dipendono dalla volontà e dalla necessità e dalla tempistica. I calcoli numerici che però non sono adeguati, perché vi sono poi la sensibilità del territorio che bisogna tener conto. È semplice dire che una provincia grande come quella di Salerno, con 1.100.000 abitanti, siamo a 3.000 e qualche cosa, diciamo. Quindi le proporzioni. Vi è un problema di sensibilità e di gestione sul territorio della questione che vede impattare i sindaci sulla questione perché devono rappresentare il loro territorio, che rende più complicato. L'invito che io faccio è, indipendentemente dalle legittime posizioni politiche, tra italiani dobbiamo aiutarci e distribuire adeguatamente sul territorio significa non solo accogliere meglio i migranti, ma non produrre delle pressioni su alcuni territori e su alcuni nostri fratelli e concittadini italiani. Però si era parlato all'inizio di questo fenomeno, di accoglienza sì, ma anche di rimpatri laddove non erano riconosciuti insomma, migranti venuti dalle guerre, dalle Come carestie. lei sa, il ministro ha accentuato i rimpatri. È chiaro che è un problema di proporzione tra i flussi in entrata e i flussi in uscita. È ovvio che c'è un collo di bottiglia. Fin quando tu hai una tempistica accettabile in entrata e in uscita, il sistema in qualche modo regge. Quando tu hai nei sistemi delle fasi comunicanti, ci metti un collo di bottiglia e stringi, il sistema non regge più. Ma la soluzione non è solo quella. La soluzione, come il nostro governo sta dicendo da molto, è di una gestione europea di un fenomeno che è epocale. Ma questo voglio dire, non avete bisogno che lo dica io, è una posizione chiara da parte dell'intero sistema politico del nostro paese e io spero che il nostro paese, ma questo lo dico da cittadino, sia ascoltato dall'Europa, di cui vogliamo rimanere a far parte, essere orgogliosi di far parte, ma è ovvio che però se ci sono più vicini l'orgoglio aumenta.